Il sì a un incarico a Mario Monti come capo del nuovo governo italiano è venuto anche dal Popolo della Libertà. Nel colloquio col presidente Napolitano, il segretario Alfano si è detto favorevole a un governo tecnico senza partecipazione di esponenti politici. La strada appare dunque spianata per un esecutivo Monti, sul quale c'è il consenso anche del Partito Democratico. Ha scelto la via dell'opposizione invece la Lega Nord, il cui leader Bossi ha detto che giudicherà il governo dal programma e dal suo operato. Le consultazioni conseguenti alla crisi di governo si sono svolte al Quirinale nell'intera giornata di domenica. Secondo indiscrezioni, Mario Monti dovrebbe formare un esecutivo di soli 12 ministri e 25 sottosegretari. Grazie, grazie signora.